Andremo a realizzare insieme queste creazioni da proprio create e poi alla fine completate anche proprio dall'inizio alla fine. Quindi oggi voglio ispirarmi alla mia artista ASMR preferita del momento, ovvero Nymphea ASMR. E le ho chiesto quali sono i suoi colori preferiti e mi ha risposto un verde acqua, fucsia. Questo è il fucsia. Adesso non so dalla videocamera come si veda, ma io lo vedo dal naturale, insomma, dal vivo, più vicino, il colore che avevo più vicino al fucsia e il lilla. E li userò in gessetti perché voglio dare alla resina un tocco un po' trasparente, non totalmente colorato pieno, perché all'interno voglio andare a mettere questi Galaxy Glitter Flakes che sono un po' olografici. Ok, gioielli. Allora, vorrei creare delle cose un po' particolari. Come prima cosa voglio creare un cristallo, un ciondolo cristallo che può usare come vuole. Io lo realizzerò come una collana, poi lei può decidere di utilizzarlo anche in altri modi. Infatti ho qui la collana in caucciù. Poi vorrei realizzare un cameo e volevo farlo, ho già l'idea, infatti mi sono già portata avanti, fare una rivisitazione tra l'antico e il nuovo, diciamo, e quindi verrà fuori una cosa molto particolare, ovvero voglio fare, non collana però, poi questa parte la tiro, già non la faccio qua, faccio solo la base al quale applicherò poi in secondo momento, ma vedrete tutto nel video, la spilla. E per lei ho pensato, tra tutti gli stampi che ho, di fare quello con, oddio, ci sono tutti i peli di seme, vabbè, quello con il pavone. E però appunto qui ho già colato la resina beige per creare un beige avorio, per creare gli antichi camei, e però ci farò lo sfondo dei colori che ha scelto lei, che si abbinerà a tutta l'altra parure, insomma a tutti gli altri gioielli che andremo a creare, e quindi sarà un tocco tra l'antico e il moderno, diciamo. Ero indecisa se mettere anche dei glitter, ma forse non metterò il glitter, ma forse metterò questi, non lo so. Devo vedere in base all'ispirazione del momento. Sì, forse solo qui e qui no. Sì, forse farò così. Sì, penso che farò così. Anzi, ho deciso. E quindi una spilla cameo che può mettere per bellezza, può utilizzare anche per chiudere quei cardigan che non hanno i bottoni, le vestaglie, cose così, anche se forse è troppo stilosa per una vestaglia, però non lo so, do qualche idea a gusto mio. E poi andremo a realizzare un paio di orecchini a forma di cuoricino. Ci avevo fatto lo zucchero, che adesso non utilizzerò più in cucina, ma utilizzerò per la resina. Quindi andiamo a fare dei cuoricini che non ho ancora deciso se fare. Penso a lobo. Penso a lobo, però devo tirare fuori le cose. E poi, come ultima cosa, andremo a realizzare un anellino. Io adesso ho scelto la misura 17 perché è quella standard che di solito va bene
bene a tutti. Io non so le sue misure, quindi speriamo bene, se no pazienza, cioè può sempre riutilizzarla come ciondolo, se proprio va male, insomma. Dico l'occorrente, che le cose che andrò a utilizzare, appunto, a parte quelle che hai già visto, bicchierini di plastica. Questi li ho da una vita, quindi sono quelli, servono quelli non biodegradabili, perché quelli biodegradabili si sciolgono con la resina. Mi dispiace, qui non dobbiamo essere eco-friendly, purtroppo, e vabbè, pazienza. Tanto la resina non è eco-friendly, quindi. Poi degli stuzzicadenti, presi anche troppi, ma vabbè. Delle palettine di legno a bassa lingua, andrei meglio con quelle per i gelati, stecchini del gelato, ma li ho finiti, quindi uso queste. Una lima per grattugiare i gessetti, fare i colori. E beh, ovviamente, avevo già detto, la bilancina. La bilancia, e giustamente non può mancare la resina. Io ho questa qui, l'ho comprata tempo fa, forse è nuova. Sì, l'avevo presa per fare le rune, che poi nel prossimo video vedremo anche le rune, perché mi è stato commissionato. Mi sarebbe piaciuto farlo in un video. Fammelo sapere se vuoi questo video nei commenti, così io lo farò, se no lo farò per i cavoli miei. Ok, niente. Andiamo col procedimento. Questa resina è trasparente, è resina epossidica trasparente ed ha in proporzione 160, quindi io penso che farò 20-12 adesso. Quindi componente A, intanto accendiamo qui. Ok, quindi di componente A mettiamo 20. Ok, vado a mescolare componente A con componente B in modo delicato e lento, perché sennò si formano le bolle. Non so se riuscirò a fare tutti gli stampi con questa qui, se proprio ne vado a creare ancora, è un problema. È da tanto che non faccio creazioni, quindi non mi ricordo tanto quanta ne serve per ogni stampino. Come prima cosa voglio andare a realizzare il cristallo, perché è la cosa che mi piace di più al momento. Cioè, io adoro i cristalli, quindi come prima cosa voglio realizzare quella. La cosa che ho pensato per primo quando ho pensato a fare questo video e anni fa, ASMR, sarebbe troppo bene questo cristallo su di lei, questo tra tutti gli stampini che ho. Quindi questa serie sarà, creo dei gioielli o delle creazioni, perché potrebbero anche non essere gioielli. Faccio creazioni ispirate ai miei artisti ASMR preferiti. Questo è stato perché in questo periodo di stress da studio, adesso posso dirtelo perché lo sai, sono già formate 1000 bollicine, ma dopo lo lasciamo un po' riposare. Comunque, stavo dicendo, in questo periodo ho divorato alcuni video di alcune persone e ci tengo a realizzare. Mi è venuta anche questa idea che mi sarebbe piaciuto dedicare queste cose, e poi se le persone in questione vogliono anche avere le creazioni, le spedisco volentieri gratis a casa, se giustamente si fidano a darmi l'indirizzo, perché non è da tutti, insomma, cioè capisco se uno non vuole dare l'indirizzo, comprendo e non
non mi faccio, cioè, nel senso, solo dico, oh mio Dio, ma siete pazzi, non ha senso per me. Quindi tranquilli, se non volete che ve li spedisco. Bene, andiamo a dividere, mi serve un altro bicchierino perché i colori sono tre, perché ne ho fatto poi uno, vabbè, non importa. Tre bicchierini. Andiamo a dividere più o meno in parti uguali. Se mi tremano le mani chiedo scusa, ma non lo faccio apposta. È sempre così. No. Ok, mi sembrano più o meno, adesso tu qua non lo vedi, però io lo vedo da qua. Mi sembrano più o meno tutti alla stessa altezza. Ok, andiamo a grattugiare dentro i colori. E poi a mescolare. L'effetto che volevo ottenere l'ho ottenuto, ovvero anche con dei dettagli. Comunque poi andremo a vedere quando, non voglio spoilerare niente, lo vedrai a creazione finita. Quando le ho chiesto i colori mi ha detto un ordine, ma io ovviamente farò l'ordine che desidero, ovvero andrò a colorare prima il fucsia, poi il lilla e poi il verde acqua, che forse qui sembra azzurro, ma boh, vabbè, e lilla e il fucsia che sembra magenta, ma appunto non so la videocamera cosa si vede, dovrò vedere in fase di editing comunque. Andiamo a colare con calma, perché è una cosa delicata. Di solito bisogna stare attenti con questo stampino perché nella punta si forma una bolla e poi viene fuori senza punta, che poi scoppia e fa schifo. Andiamo con il viola, con lì. Ok, e l'ultimo. Facciamo l'anellino. Ci proviamo almeno. Metterci un po' di questi, vediamo se riesco senza far danno. Perfetto, mi piace tantissimo. Sotto non vedrei niente, ma vabbè.
si sono asciugate tutte le creazioni e si intravede già qualcosa che mi piace molto. Qui ho deciso che gli orecchini saranno così a lobo perché sono molto fini dal mio punto di vista, piuttosto che pendenti, mi piace di più l'idea. Poi, dal mio punto di vista, ecco, io preferisco gli orecchini pendenti sulle persone che hanno i capelli corti e le persone con i capelli lunghi mi piacciono di più con gli orecchini a lobo, ma è una mia preferenza, ecco. Ah, poi avevo avanzato della resina e ho fatto due planchette che se a lei piacciono, una delle due diventerà un portachiavi, ma aspetterò che lei mi dica se le piace una delle due, perché non so se le piace quel genere, quello stile, diciamo. Allora, andiamo a scoprire insieme le creazioni e poi a montare tutte le cose. Vediamo le orecchie.
essere